Amiche e amici dell'Hockey su Pista, la più cordiale buonasera da Nicola Maragnin in direttissima qui alla Pala Vaccari. Tra qualche minuto Montecchio Precalcino Hockey e la PDL Mini Motor Correggio si affronteranno in una sfida valida per la decima giornata di questo campionato cadetto di Serie A2, che coincide anche con la prima di ritorno. Qui vicino a me sempre presenti Davide Meneghello e Carlo Dalla Valle in cabina di regia, e sempre presente qui vicino a me Filippo Bauce. Ciao Pippo. Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, questa sera operazione aggancio di Montecchio, che punta nel mirino la BDL Mini Motor di Correggio, insomma la classifica composta sì da 10 squadre. Abbiamo già visto insomma qualche punto guadagnato dalla formazione di Ivano Zanfi nelle ultime uscite, tanto che insomma dopo aver vinto lo scontro diretto di 7 giorni fa contro il Salerno Hockey è salito a quota 11 punti e vede appunto Correggio che invece ha quota 14. Pippo, un outlook su questa partita? C'è tanto da dire, no? Sì, una partita che per Montecchio è il back to back casalingo, come dicevi tu Nicola, dopo la prestazione felice e vittoriosa contro Seregno. Una partita sicuramente molto molto promettente, molto difficile per i padroni di casa, perché incontrano una squadra che al suo attivo ha 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Una squadra, Nicola, che al termine del girone di andata vanta la seconda miglior difesa del torneo, e quindi sicuramente impresa ardua per gli uomini di coach Zanfi. Correggio quarta in classifica, come dicevi tu, operazione o tentativo di operazione aggancio per Montecchio. Siamo sicuramente fiduciosi di vedere una partita bella ed entusiasmante. Sì, e a proposito di entusiasmo, nel pomeriggio si è giocata la prima sfida di questa decima giornata di campionato, che ha visto i padroni della classifica, attualmente il Roller Scandiano, soccombere contro l'Hockey Tiene di Nicola Retis con un perentorio 7-3. Quindi, grande impresa. Questa è proprio la notizia del giorno per il momento. Ce ne saranno altre che vi daremo in diretta quando l'inerzia della partita qui di Montecchio ce lo permetterà. Novara ospita in casa il fanalino di coda Sandrigo, mentre appunto Bassano affronterà all'area Caneva domenica, appunto, anzi questa sera, scusatemi, il Seregno, che abbiamo visto protagonista qui la settimana scorsa, Pippo, con una partita sull'altalena decisa all'ultimo da quel colpo di biliardo di Elia Guglielmi, che ha tolto letteralmente le castagne dal fuoco a Montecchio, no? Partita da montagne russe, perché Montecchio ha diciamo così anche dilapidato, dominato per larghi tratti dell'incontro, portandosi sul 4-1. Poi Seregno si è rifatta sotto, ha raggiunto la parità, e poi il guizzo di Elia Guglielmi, che ha dato 3 punti importantissimi per la classifica di Montecchio. Allora, lo speaker già è iniziato, allora gli diamo una mano anche noi, recitiamo come prevede la liturgia dell'incontro le formazioni di questa partita, di questa decima di campionato. Partiamo ovviamente dagli ospiti del BDL Mini Motor Correggio, che schierano tra i pali Nicolò Salines, Mauro Menendez con il numero 8, Emanuele Pedroni con il 97, Edoardo Righi con il 13, Alessandro Mattulli con il 36, Alessio Caroli con il 26, con il numero 55 Diego Casari, con il numero 2 Tommaso Giannotti, con il numero 88 Giorgio Ateli, con il 7 Matteo Olban, in panchina Edoardo Granella. Avremo modo di dire qualche parolina anche sul tecnico catalano. Il Montecchio Precalcino invece, con il numero 99 Carlo Sanson, il suo collega di reparto Marco Todeschini con l'1, Franco Giuliani numero 5, Andrea Zanini il capitano con il 6, Filippo Tiella con il 7, Elia Guglielmi con il 23, Nicola Pozzo con il 9, Pietro Martini con il 77, Michele Dalla Valle con il 44,
Tommaso Graziani con il 66, ovviamente in panchina c'è Ivano Zampi. I direttori di gara sono il signor Giacomo Vischio di Tiene, coadiuvato al tavolo dei repertisti da Luca Garzotto, Pippo, anche le formazioni hanno qualche novità in cui praticamente non troveremo su Correggio il portiere di riserva Federico Pedroni, il fratello appunto di Emanuele Pedroni, con un risentimento muscolare, un infortunio, non può essere della sfida. È stata convocata, e questo ci fa piacere anche nella settimana della festa della donna, Giorgia Teli, Pippo con il numero 88, l'abbiamo vista prima scambiarsi qualche abbraccio anche qui con la Montechiese Giorgia Meneghello, che condivide con lei in sostanza il ruolo nelle varie compagini delle squadre giovanili anche nazionali. Avremo modo appunto di ricordare qualche piccolo palmarès di Giorgia Teli. E dall'altra parte ovviamente sempre infortunato Davide Zanini, ne avrà ancora per un bel po', mi ci ha detto prima che l'ultimo giorno di Stampelle poi inizierà la riabilitazione, insomma speriamo di vederlo presto qui al Palla Vaccari. Sembra tutto pronto, ovviamente gli starting five per Montecchio sono abbastanza chiari. Vediamo Capitan Zanini ora con, si sta riscaldando con un bel slalom, Carlo Sansol tra i pali, Franco Giuliani con il numero 5, Michele Dalla Valle con il 44 e Delia Guglielmi con il numero 23, mentre c'è Correggio che si è stretta in una sorta di cerchio vicino alla panchina di coach Granel. Si stanno facendo forza, avete sentito probabilmente già direttamente da qui l'urlo di incitamento della squadra reggiana, tipo da un derby argentino all'altro, perché anche oggi avremo un derby tra argentini, ovviamente attore protagonista in casa Biancoverde e Franco Giuliani, mentre dall'altra parte Pippo abbiamo Mauro Menendez, e penso che i tifosi di Montecchio se lo ricordano ancora molto bene, perché all'andata scoccò quel tiro che a 1.23 regalò il pareggio per Correggio al termine di una partita a dir poco rocambolesca. Hai citato la partita di andata che finì 4-4 con un finale thriller, Nicola, perché Montecchio vinceva 4-3 a 1 secondo e 32 centesimi dalla fine, poi la frittata commessa dagli uomini di coach Zanfi e il pareggio di Correggio. Bene, allora giù il gettone, partita della sfida. Gli starting five di Correggio lo vedono tra i pali Nicolò Salines, ovviamente con il numero 26 adesso Caroli, che ora scocca un tiro e cerca di impensierire la porta di Carlo Sanson, con il numero 13 Edoardo Righi, con il 55 Diego Casari, il capitano, e chiaramente con il numero 8 Mauro Menendez, che salda anche lui il guantone a Carlo Sanson. Protestano i giocatori di casa per una carica ai danni di Andrea Zanini, che ora cerca di rifarsi con gli interessi nei confronti di Edoardo Righi. Pallina sempre reggiana con Alessio Caroli, uno degli osservati speciali della difesa di Montecchio. Riparte Michele Dalla Valle, che sta trovando anche minuti importanti, oltre che gol importanti, il numero 44 Montecchiese. Dalla Valle all'indietro per Franco Giuliani, parte come sempre da molto distante l'argentino, sempre a definire il gioco per linee orizzontali i ragazzi di Ivano Zanti. Ora c'è la verticalizzazione, Giuliani dalla Valle, Elia Guglielmi prova per un attimo il tiro dalla sua mattonella, sempre Franco Giuliani, ottimo il pertugio, sproglia la matassa la difesa correggese. Pippo, anche Correggio, insomma una squadra che non ha un attacco particolarmente prolifico, però insomma mi ha insegnato prima che il suo punto forte forse sta la metà pista in giù, no? La difesa di Correggio è sicuramente una delle chiavi tattiche della partita di questa sera, perché Correggio è una squadra arcigna e sicuramente dura da battere. Fasi comunque abbastanza interlocutorie in questo inizio di gara,
quindi vediamo Montecchio con un atteggiamento prudente in queste prime battute. Sì. Vediamo se la partita con un episodio riuscirà a sbloccarsi. Sì, sembrano proprio le classiche fasi di studio, questo non è nessuno, sono delle due formazioni per il momento, ha voluto tentare lo strappo e l'allungo per sfilacciare quelle che possono essere gli equilibri del match. È anche comprensibile, insomma, la posta in palio per Montecchio è quella di guadagnare in maniera molto più agile una salvezza qui in questo campionato di A2. Della stessa onda è stato anche coach Granel, l'ho sentito prima durante le operazioni di riscaldamento. Nel frattempo, primo fallo di squadra a carico degli ospiti, comandato il signor Vischio detiene. Coach Granel ha detto sostanzialmente non può essere che una stagione non abbia obiettivi. Sicuramente la salvezza è un obiettivo, però io quando scendo in pista con la mia squadra voglio dare il massimo, poi quello che arriva arriva, però noi vogliamo dare il massimo. Bravo Nick, sicuramente Granel sicuramente positivo con quarto posto con merito, vuole alzare il tiro, provare ad alzare la posta e a motivare maggiormente i propri giocatori. Allora, Andrea Zanini ha qualcosa da dire per questo fischio del signor Vischio, che ha segnalato il fallo di squadra numero 2 a carico di Montecchio. Ora la pallina resta lì in mezzo alle gambe di Nicolò Salines e in sostanza si cerca di riprendere da quel punto lì. E allora Zanini in mezzo per Michele Dalla Valle telefona a qualcuno, il capitano risponde per un attimo a Michele Zanini, per ora sgasa in avanti Mauro Menendez, Pippo Mauro Menendez, forse il pericolo pubblico numero uno, insomma è stato quelli di Montecchio hanno disegnato il suo identikit dopo la partita d'andata, penso che insomma anche il suo pedigree, diciamo così, parli già chiaro per lui, no? Sorvegliato speciale sicuramente questa sera, il numero 8 in maglia blu, giocatore molto esperto, Nicola, no? L'argentino è classe 1996, è uno dei due nuovi acquisti del Correggio. Menendez nell'ultima stagione ha militato nell'Omas Rivadavia, che è un club argentino, è un giocatore che ha caratteristiche difensive e che ha tra i suoi punti di forza il passaggio e la capacità di interagire con il reparto avanzato. Vedremo quindi come si comporterà questa sera il numero 8 di Correggio. Sì, anche perché con l'assenza da inizio stagione appunto di Cunegatti e di Gabri Tudela, con la campagna acquisti in uscita da parte di Correggio, ora attenzione Carlo Sanson con la calamita, ferma una pallina. Tra l'altro Nicola, sì? Contro tiene, Menendez ha segnato nel turno precedente due gol, quindi giocatore caldo. Stecca calda. Vediamo un po' se il 5 di San Juan cercherà anche lui di alzare la temperatura di questa gara che per in questi primi momenti, attenzione, mamma bello mia. Bello il taglio di Giuliani. Giuliani si è aiutato usando un po' anche del mestiere, come si dice in gergo tecnico, sempre Mauro Menendez per vie orizzontali, per passaggio ad Alessio Caroli, ancora l'argentino, sempre per il ragazzo con la maglietta numero 26 emiliana, sempre Caroli che combina con Mauro Menendez. Vediamo se questa azione insistita di Correggio, quando mancano 7 secondi al termine dell'azione d'attacco, vedrà una conclusione. Eccola qui, fa buona guardia Andrea Zanini, si riparte dalla steca di Franco Giuliani, cerca un'idea, controllato da Edoardo Righi, sempre Elia Guglielmi, ancora Andrea Zanini, probabilmente Pippo c'è bisogno
di qualche spunto, bisogna che Andrea sostanzialmente decida di alzare il periscopio come ha fatto magari 7 giorni fa cercando qualcuno dei suoi. Ottima azione nel frattempo di Leo Guglielmi, che come ci ha abituato da nulla, con una magia, si è creato, si è costruito, ha finalizzato un'azione da gol. È stato bravo Salines a dirgli di no. Montecchio, Montecchio sta piano piano, Nicola, sciogliendosi e provando a guadagnare metri di pista importanti per cercare di imporre il proprio gioco. Si è subito visto l'atteggiamento, intanto azione pericolosa di Correggio e ripartenza di Montecchio. Ti interrompo perché ora c'è Franco Giuliani che veramente perde un tempo di gioco, la pallina gli sfila sulla, in fondo appunto all'area utile di gioco, la riprende sempre il numero 5, combina bene con Elia Guglielmi, veramente per poco il 23 tienese non riusciva ad insaccare la pallina, sempre Drazzanini, ora sì che abbiamo visto alzare la cresta, a tirare sullo sguardo, probabilmente stanno architettando qualcosa quelli di Montecchio, eccolo lì. Che bomba ha fatto partire il capitano. L'abbiamo proprio vista, abbiamo proprio letto i suoi pensieri, perché Andrea ha lasciato partire un missile terra-aria, parte alta della traversa, si è impennata la pallina, è finita sul soffitto e come il regolamento comanda si riprende con una pallina a due da metà pista. E ora lo strapotere fisico di Franco Giuliani, pallina forse un po' troppo imprecisa, gioco da terra per Michele Dalla Valle, pallina reggiana, e ora vediamo se la sfida con questi due strappi di Montecchio si scioglierà un po' di più. Tra l'altro, Nicola, il giocatore intelligente è quello che sa leggere le situazioni e sa prendersi quello che la partita concede e la difesa concede, quindi difesa molto coperta quella di Correggio. Panini prova anche con le conclusioni da lontano. Gli sono riuscite particolarmente bene quest'anno a Andrea Zanini, insomma il capitano bianco-verde è comunque un marcatore di tutto rispetto. Sono 6 i centri stagionali per lui, 9 partite. Allora riparte Correggio, vediamo se con un gioco di magia Righi in qualche modo cercava di tirare, però ci ha pensato le ciupete. Mamma mia, che bomba che ha fatto. L'abbiamo proprio sentita dalla nostra postazione, Franco non ci pensa su due volte, no? È quasi un meccanismo naturale di autodifesa per Franco Giuliani, quella di quando sente l'odore del sangue di partire e tirare, no Pippo? Attenzione, azione importante quella di Montecchio in questo caso. Correggio sa destreggiarsi in maniera ottimale in tutte le situazioni finora. Menendez per Righi. Allora vediamo il ragazzotto con la maglietta numero 13, insomma Pippo penso che anche qualche parolina su Righi dobbiamo dirle, insomma un ragazzo di sicura prospettiva. Classe 2003, correggese di nascita e anche di formazione hockeyistica, per lui quest'anno in campionato un solo gol contro il Roller alla seconda giornata. E Nicola, ben 4 cartellini blu per Righi. Molto latino appunto dal punto di vista disciplinare. E ora vediamo Elia Guglielmi, nel frattempo prima abbiamo visto un'altra azione combinata sull'asse Zanini-Giuliani. Allora Franco decide, vuole partire da distante, probabilmente è anche una sua caratteristica quella di cercare di lanciarsi con rincorsa in modo da evitare di doversi fermare e poi ripartire. È un giocatore sicuramente importante dal punto di vista fisico, forse magari, attenzione, è quello di Michele Dalla Valle, ma a livello di esplosività. Attenzione, 2 contro 1 di Correggio, disinnescata da Franco Giuliani. E Franco in avanti dice ragazzi andiamo in avanti, ecco lì Elia Guglielmi, bravissimo. Salines ha chiuso tuffandosi in anticipo tutta la luce della sua porta. Azione da una parte e dall'altra, punto di domanda Pippo, stiamo pian pianino vedendo insomma questa partita che sta crescendo, o pensi che la fase studio puntini? No, direi il dato politico finora è che la partita è salita di tono,
con conclusioni importanti per, soprattutto per Montecchio. Dicevi prima la caratteristica di Giuliani, la capacità di saper sprigionare i propri cavalli in velocità, e la partita sicuramente ora ha una quid maggiore. Bene, ora time out chiamato dalla panchina bianco-blu, se ne andiamo ai rispettivi angoli come due pugili, più sentiamo cosa dicono i mister. Bene, finisce questo time out. Pippo, sono curioso di sentire coach Granel cosa ha raccontato i suoi ragazzi, poi ti dirò io invece, coach Zanfi, la magnetta e pennarello in mano, cosa ha disegnato per la sua squadra. Sul versante di correggio time out diviso a metà ha curato il coach Granel la parte difensiva nei primi secondi del minuto di sospensione. Maggiore attenzione alle incursioni di Montecchio, dall'altra parte attenzione alle spaziature e cercare di inserirsi in maniera più convinta ed efficace in attacco. Coach Zanfi invece dalla parte sua ha detto poco, ha detto un concetto molto chiaro: cerchiamo di bloccare la fase centrale della difesa di Correggio e di far ripartire i lati. Una volta che ha spiegato sta cosa, sono saliti in cattedra due nomi a caso, Franco Giuliani e Zanini. Si sono detti, non l'avrei mai detto. E hanno detto, poi quando ti guardo facciamo questa cosa. Siamo tutti quanti curiosi, perché in effetti ora, dopo questo time out, la carica agonistica sale, e ora sale in cattedra e Edoardo Righi sposta l'equilibrio del match quando se ne sono andati 11 minuti e 38 secondi dall'inizio, porta con il muso in avanti Correggio, ed ora Pippo a cosa assisteremo? Serviva la scintilla per sbloccare la partita. Ancora una volta abbiamo visto Correggio uscire molto bene dalla propria azione difensiva e provare il contrattacco, quindi si mettono bene le cose per gli ospiti. Montecchio deve ovviamente mantenere la calma e cercare di sviluppare il proprio gioco, soprattutto con i propri uomini di punta. Nicola Pozzo nel frattempo è entrato in pista al posto di Michele Dalla Valle, se vediamo proprio lì si è accomodato dietro i pali di Nicola Salines, e allora sempre in avanti Alessandro Mattulli, anche lui in pista, scasa Menendez, duello, scontro fra titani con Franco Giuliani. Riparte Righi, galvanizzato sicuramente dalla marcatura messa a referto qualche secondo fa. Si riparte all'indietro da Diego Casari, dal capitano, che riceve ora. Diego Casari, per lui 11 centri in stagione, anche lui stecca piuttosto prolifica, si gira in qualche modo a Mattulli, il giocatore Correggio perde la pallina, in avanti Nicola Pozzo. Pippo, Nicola, le uscite dal time out abbiamo visto settimana scorsa come sia uscito benissimo nella fase cruciale contro Seregno Montecchio con il gol di Guglielmi. Ora time out per Correggio e uscita ottimale con il gol del vantaggio degli ospiti. Allora in avanti sempre gli ospiti, Franco Giuliani soffia la pallina al pugliese a Mattulli, fanno a sportellati i due, sgasi in avanti, ora il capitano tira sul periscopio per vedere se c'è quel compagno libero, trova una maglia amica che è quella di Nicola Pozzo, il ragazzotto con la maglietta numero 9 sempre per Franco Giuliani, dai e vai, Nicola Pozzo
in buca d'angolo per gli Aguglielmi, ottimo il taglio, però sempre la difesa di Correggio, insomma hanno alzato le barricate, hanno messo il ponte levatoio, hanno messo dentro i coccodrilli per non far passare il nemico e finora ci stanno riuscendo, no? Ah, molto bene. E Correggio ora ha il diciamo così il pallino del gioco, l'inerzia è dalla parte ora degli ospiti e Montecchio sta, diciamo così, non dico perdendo un po' il filo, ma vediamo un po' di frenesia negli attacchi. Ripeto, la calma è sicuramente importante per costruire gioco e cercare via il pareggio. Allora approfittiamo anche di questo di questi attimi di pausa, c'è qualcosa che deve essere sistemato nel contatore, nel timer dei secondi per l'azione di gioco. Vediamo se ora il signor Vischio comanderà la ripresa della partita. No, devono tornare i secondi. Ne approfittiamo, Pippo, per parlare appunto del numero 36 di Correggio, Alessandro Battulli, che abbiamo visto appunto in pista, che ora sta facendo a sportellate con Nicola Pozzo vicino all'area sua. Pippo. Sì, Battulli assieme a Menendez è il nuovo volto di Correggio quest'anno, è pugliese, arriva in prestito secco annuale da Giovinato, di 20 anni, è la prima esperienza lontano dalla società che lo ha cresciuto. Ricordiamo, ha vinto un titolo italiano under 19 con la maglia della nazionale, ha vinto poi un bronzo agli europei e uno storico argento ai mondiali di San Juan nel 2022 in finale contro i padroni di casa dell'Argentina. Nel frattempo parli di Argentina, alzi lo sguardo, vedi che la pallina ce l'ha sempre e il Ciupete con la camisetta con il numero 5 dietro Franco Giuliani, pallina in gaggio, se la vede con Righi, diciamo che con un po' di carattere Franco ha affrontato questo ingaggio, ha avuto la peggio Righi, la pallina però diventa di possesso correggese. Menendez all'indietro sempre per il numero 13, ora per Diego Casari, per il capitano, perimetro largo di Correggio, ora a Battulli, sempre per Casari, ancora per Menendez, ottimo taglio di Casari, probabilmente ha soffiato Carlo Sansò perché la pallina ha baciato la traversa ed è finita fuori. Ora transizione, circonnaviga i pali Andrea Zanini, blocca la sfera Elia Guglielmi, sempre per Franco Giuliani, sempre Montegui in avanti, sempre alla ricerca del gol del pareggio. Elia Guglielmi con il gambale sinistro dice di no Nicolò Salines, altro rovesciamento di fronte. Pippo, nonostante sia una partita qui Correggio sta facendo vedere una certa solidità, comunque quando c'è la possibilità di partire Montecchio parte. E ora attenzione Franco Giuliani per un attimo, come stavo dicendo appunto, che è una partita molto tirata, no? Partita tirata, partita sicuramente molto molto maschia, come si potrebbe dire, e ovviamente adesso atteggiamento un po' attendista per Correggio, che controlla bene in fase difensiva e può partire in contropiede con è partito Menendez, con ripartenze importanti. È partito Menendez, non siamo ad Halloween, però penso che Carlo Sansone abbia visto i fantasmi, le streghe e tutti quanti i mostri possibili, immaginabili, perché quando appunto l'argentino si palesa davanti alla porta di Carlo Sansone, alla porta di Montecchio, insomma i ricordi sono ben vivi nei ragazzi in bianco-verde, sono proprio era un po' il leitmotiv del pre-partita, un po' sugli spalti anche dei lavori, stavano appunto ancora commentando quel gol che il giocatore argentino segnò a 1.23 sostanzialmente per la fine della partita, dopo un'indecisione che aveva visto come protagonisti Andrea Tanini e Franco Giuliani per quella rimessa che poi aveva consegnato di fatto la pallina a centropista e il giocatore argentino poi non si fece pregare due volte. Sei andato dalle parti di Zanfi, Pippo, ti vedo reduce, sono curioso di sentire cosa il tecnico modenese ha detto ai suoi ragazzi.
Coach Zanfi è stato chirurgico nell'analizzare la partita finora. Ha detto: ragazzi, bene in difesa, stiamo giocando una partita solida per quanto riguarda la fase difensiva, ma dobbiamo fare uno step assolutamente più importante in attacco. Siamo un po' fermi dopo aver portato il blocco, dobbiamo tagliare con più incisività. Ecco qui il taglio di Pozzo nell'occasione, e dobbiamo salire di intensità e di velocità per trovare la via del pareggio. Nel frattempo esce Franco Giuliani, rientra Michele Dalla Valle. Andrea Zanini in buca d'angolo, controllato da due stecche reggiane, all'indietro per Elia Guglielmi. Ottimo il taglio di Nicola Pozzo, che si gira e con il caschetto Salines compie il primo miracolo della giornata. Attenzione ora sempre a Martulli, rinviene su Michele Dalla Valle, più bravo il giocatore con il 44, però ritorna a Martulli, in avanti per Menendez, gioco a due con il pugliese. Dall'altra parte c'era Emanuele Pedroni, pronto a raccogliere la pallina, e ora vediamo che le squadre si stanno un po' allungando. Ne beneficia in questo momento Andrea Zanini, decide di fiatare, riparte da dietro i pali di Salines. Ottimo il taglio, e in questo caso i giocatori di Montecchio invocano il gol. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, alza due dita al cielo Giacomo Vischio, ribadisce la sua decisione davanti a Pedroni e a Zanini. Emanuele Pedroni, Pippo, giocatore giovanissimo, ma anche di grandissima prospettiva, no? Sì, perché è un 2007, il giocatore reggiano quest'anno ha collezionato 9 presenze in campionato, potente da 2 gol, in Coppa Italia ha disputato 7 match, mettendo l'effetto il suo nome 3 volte, no? È stato al centro di un giallo disciplinare dopo il derby di Coppa Italia contro Scandiano. Sì. Il giudice sportivo lo aveva infatti fermato per 4 turni dopo il rosso elevatogli a seguito di un contatto con Alex Rocha, ma dopo il ricorso della società i turni di stop sono stati ridotti a 1 soltanto. Emanuele Pedroni, che lo ricordiamo, ha conseguito uno storico bronzo ai recenti europei Under 17 disputati proprio a Correggio, e anche Giorgia Telli, la portiere di riserva di Correggio, anche lei con la squadra femminile si è portata a casa un bronzo agli europei di Correggio. Quindi insomma, complimenti a questi ragazzi del vivaio della società reggiana. E allora in avanti Menendez vede con la coda dell'occhio a Martulli, lo serve, però la pallina ritorna nella disponibilità del ragazzo argentino. Sotto di noi Alessio Caroli, ancora a Martulli, sta trovando minuti importanti il giovane pugliese. Ottimo taglio di Caroli per andiamo un attimo per il numero 97, che è sempre Emanuele Pedroni, appunto. Menendez in avanti, tenta la botta, pallina che si spegne dietro la rete di contenimento, rientra in pista, e ora il ciuffo di Nicola Pozzo, che cerca per un attimo di involarsi sulla destra, si ferma, preferisce passare la pallina al capitano. È sempre una buona idea quella di passarla ad Andrea Zanini, che ora sgasa in avanti, si dimentica della sfera, riparte in avanti Alessio Caroli, il ragazzo qua con i capelli ramati, ricorda per certi versi il Colo Vega, che l'anno scorso era qui in forza al Montecchio Precalcino in A1, quest'anno invece è dall'altra parte della vallata in forza al Valdagno. Franco Giuliani in avanti, non vuole sentire ragioni, sempre Franco Giuliani, e veramente per un amen non riesce a mettere a referto il punto numero 1 di Montecchio, che vorrebbe dire pareggio. Siamo ancora sul vantaggio di Correggio. Dal punto di vista disciplinare, quando mancano 300 secondi esatti alla fine di questo primo tempo, vede i padroni di casa leggermente più cattivi degli ospiti, 4 falli di squadra a 1. Allora sempre Correggio a comandare le operazioni, tra Casari per Emanuele Pedroni, scaldi guantoni a Carlo Sanson, da solo Michele Dalla Valle,
sandwich tra due maglie bianco-blu, non c'è un attimo di tregua adesso, ancora Correggio, tiro anestetizzato da Michele Dalla Valle che finisce sulle balaustre, fallo di squadra numero 2 per Correggio, dice il signor Vischio, e quindi la pallina è bianco-verde, scambia Zanini con il portiere, ora in avanti per Nicola Pozzo, vediamo se tenta il tiro, preferisce servire Franco Giuliani. Franco non ha un felice controllo di pallina che però non viene persa da Montecchio perché resta sempre nel possesso, ne mancano 27 di secondi al termine di questa azione di gioco, ottima l'azione, il taglio in mezzo di Zanini per Michele Dalla Valle, passaggio in quota che però non trova la sorte che i due giocatori montechiesi si aspettavano, riparte Menendez per Pedroni, fratello come dicevo prima Pippo è infortunato, è portiere di riserva di Correggio, sempre Menendez in avanti, si riparte sempre per Pedroni. Nicola, direi dopo 22 minuti di gioco, quindi del primo tempo, è ufficiale, Montecchio ha una grande bega questa sera nel cercare il gol del attenzione! Pareggio, e anche in questo caso non arriva, le sta tentando tutte con i propri uomini, ma proprio il gol non vuole sapere di arrivare questa sera. Mettiamo, anzi si mette a verbale che Franco Giuliani con una, ha avuto un peccato di altruismo perché ha fatto tutto molto bene, ha preferito servire Michele Dalla Valle che era leggermente defilato rispetto ai pali della porta difesa da Salines, pallina che per un momento i giocatori di Montecchio volevano entrasse in rete, però così non è stato. Secondo time out chiesto da Ivano Zanfi in questo primo tempo, andiamo a ascoltare cosa dicono i mister. Allora riprendiamo la diretta di questa gara, la decima gara del campionato di A2. Io sono raggiunto appunto dal time out di Ivano Zanfi, deciso, ha detto comunque ragazzi calma, la strategia è la seguente, due punti, cercare di far salire la difesa di Correggio in modo da creare spazi per poi andare a lavorare sul passaggi in mezzo e quindi trovare la via della rete. Dall'altra parte Nicola, la calma olimpica di coach Granel, contento ovviamente della prestazione dei suoi, ha detto continuiamo così e cerchiamo di soffocare sin dalla zona d'attacco di Montecchio le ripartenze della squadra di casa. Eccola qui nel frattempo una ripartenza che è quella di Emanuele Pedroni che con un tiro non impensierisce per la verità Montecchio, però stop volante di Casari, serve Pedroni, pallina ancora bianco-blu, riparte Casari, capitano sempre per Pedroni, controllato da Franco Giuliani, ritorna all'indietro, abbottonatissima la difesa di Montecchio che però ora deve ringraziare Carlo Sanson perché Michele Dalla Valle ha seguito fino a un certo punto il taglio di Pedroni, il quale ha lasciato partire un tiro, bravo il portiere di casa di intercettare la pallina, il signor Vischio ha detto questo è ingaggio, questo nel frattempo è un altro tiro di Pedroni, Menendez, ancora Pedroni a tu per tu, veramente per un amen, Correggio non trova la deviazione giusta, cerca ora l'azione giusta, Montecchio che dà terra e attenzione, il signor Vischio dice che c'è un rigore a favore di Montecchio per un fallo appunto su Michele Dalla Valle, ottima la percussione del 44 e ora
sulla pallina c'è Franco Giuliani. Franco Giuliani che in stagione è vato un 1-1 dai tiri più vicini, quindi un 100% di realizzazione. Vediamo se le skill continueranno su questa onda. Parte Franco, pallina abbondantemente fuori, però cerca sulla ribattuta di trovare il gol, così non è, quindi la percentuale scende drasticamente, 50%, un tiro di rigore realizzato, uno sbagliato che abbastanza malamente abbiamo visto che la pallina proprio non è stata indirizzata nella luce della porta di Salines. Allora vediamo se Franco probabilmente non ci sta, la pallina si ferma lì, veramente ha fatto tutto molto bene, l'ultima cosa che gli mancava era proprio spingere con un colpo da golf di avvicinamento al green giusto per trovare il punto, non è stato così. Allora di nuovo Menendez, Casari, Pedroni, alla meglio Michele Dalla Valle, circunnaviga i pali di Carlo Sanson, butta in avanti la pallina, mancano 45 secondi al termine di questa prima, oserei dire anche dura, frazione di gioco per i padroni di casa. Allora Menendez con tutta la calma del mondo trova un passaggio intelligente, taglio di Pedroni disinnescato dalla difesa di Montecchio, e ora Franco Giuliani, quanto mancano 25 secondi al termine della partita, si rifà con gli interesse composto per il titolo Giuliani, capitalizzazione a 1000, Montecchio 1, Correggio 1, Pippo. Bravo Franco Giuliani a non perdersi d'animo dopo il rigore sbagliato. Montecchio ha rischiato anche di prendere il secondo gol, quindi situazione che si stava facendo abbastanza critica per gli uomini di casa, che sono stati bravi ad insistere e a trovare il gol del pareggio che rimette tutto nei binari della parità. Allora transizione di Pedroni, ora come da copione la partita si è infiammata, abbiamo visto tante fasi di studio, però ora quando mancano un secondo al termine di questa prima frazione di gioco la pallina resta lì in buca d'angolo, viene ora consegnata dal signor Vischio che dice ai 10 partecipanti in pista e alle loro panchine di accomodarsi negli spogliatoi per refrigerarsi, per bere qualcosina di dissetante. Nel frattempo Pippo, io direi di lanciare un'istantanea su questo primo tempo, non prima però di averti detto che dopo la partita del pomeriggio in cui Scandiano appunto ha perso contro Tiene per 7-3, Novara approfitta di questo provvisorio pareggio con la sfida interna con il Sandrigo, sta conducendo 3-0, e Bassano sta guidando la sfida all'area Caneva con Saregno per 4-1. Pippo, abbiamo 12 secondi per la fotografia. La partita che ci aspettavamo. Sì. Problema tecnico. Eccolo lì, sì. No, stavo dicendo la partita che ci aspettavamo. Correggio, squadra difficile da affrontare. Comunque è un affare il gol allo scadere praticamente di Montecchio, e quindi un 1-1 che ridà fiducia agli uomini di casa, e quindi ci aspettiamo un secondo tempo importante. Dopo ci risentiamo per la seconda frazione di gioco. Che l'era spento mi ha toccato.
abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore su lacasabuona.it. We all sustain the planet by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25. Info su cesfav.it.
Allora rientriamo in presa diretta qui dal Palea Vaccari per raccontarvi questa seconda frazione di gioco di questa vincente partita. Montecchio e Correggio sono andati a riposo dopo i primi 25 minuti con il punteggio di 1-1, un pareggio agguantato con i denti. Montecchio, Pippo, ha sudato le proverbiali sette camicie, no? Sfruttato le proprie sette camicie e ce l'ha fatta comunque a raggiungere il gol del pareggio. Un affare averlo agguantato sul finire del primo tempo, e sicuramente questo può dare entusiasmo e una ulteriore convinzione agli uomini di casa per il proseguo della gara. Allora sono ripartite le operazioni qui alla Palea Vaccari, sempre gli ospiti in avanti, e ora pallina di Casari che colpisce in pieno Franco Giuliani. Il 5 non si scompone minimamente, anzi con la stecca cerca una deviazione aerea. Mi sono dimenticato prima dei saluti dei convenevoli, chiaramente, oltre a ricordare i sempre più presenti, appunto, Davide Meneghello e Carlo Dalla Valle, anche di rivolgere un caloroso saluto a Francesco Ferrari, che ha detto: Nicola, ascolterò la telecronaca da un posticino un po' più distante rispetto a Montecchio. Un saluto, Francesco. Quindi noi riprendiamo la diretta qui. Pippo, una domanda che ormai è un rito nostro: cosa hanno detto gli allenatori negli spogliatoi? Io direi che coach Zanfi avrà sicuramente spronato i suoi a cavalcare l'onda dell'entusiasmo per il pareggio ottenuto sul finire del tempo. Dall'altra parte io credo Granel ha una calma davvero serafica, e questa calma la riesce a trasmettere anche ai propri giocatori, che sul campo davvero mostrano una invidiabile maturità per una squadra solida e davvero difficile da perforare. Per la terza volta in questo match l'ingaggio si è svolto a metà pista, perché la pallina aveva toccato il soffitto. Pedroni era caduto a terra, voleva qualche provvedimento disciplinare da parte del signor Visso, così ne è stato. Carli, per la verità, allora serve il numero 26, controllato da Elia Guglielmi, sempre il giocatore reggiano per un suo compagno di squadra, che nella fattispecie è Mauro Menendez. Allora sempre l'argentino, azione in solitaria, se la vede con un altro che a livello di carattere si difende bene, Andrea Zanini. Casari, 4 secondi utili per battere a rete, la pallina sfila, ma anche Elia Guglielmi ora trasforma la difensiva in offensiva. Doppia piroetta per Guglielmi, per il capitano bianco-verde, sempre Nicola Pozzo. È uscito Franco Giuliani, appunto è entrato Nicola Pozzo, ora Guglielmi e Zanini. Il capitano tenta un tiro, viene strozzato, per la verità, tra stecca e pavimento qui al Palea Vaccari. Direi che tra l'altro vediamo sempre il numero 55, Casari, che è in avanti, ora si è spostato in buca d'angolo. Pippo, anche Casari, insomma, è un nemico pubblico numero uno qui per i ragazzi in bianco verde, insomma, un ragazzo da tenere sempre sott'occhio, no? Un ragazzo che è del 2002, è nato nel 2002 a Modena, ha un'esperienza con il Pico Mirandola e l'UVP Modena. Correggio, Nicola, ha esordito anche in A1, quindi un'ottima esperienza per questo giocatore. Nell'ultimo campionato è stato il secondo giocatore più prolifico in casa emiliana, con 20 gol, 18 partite, dietro a Gabri Tudela. Quest'anno è oltre media, con 11 reti in 9 partite e 2 su 6 dai tiri diretti e un cartellino blu. Allora Casari scalda le mani a Carlo Sanson. Abbiamo visto prima un'altra transizione sempre di Diego Casari. Ora il signor Vischio dice: attenzione, bisogna ripartire da quel punto lì. Vediamo se la premiata ditta Carlo Casari riuscirà a fatturare qualcosina in più
in questi minuti. E ora alza e schiaccia, tentato da Menendez, come la chiamano dalle parti sue, la Piccadilla, non ha buon esito. Allora correggio, prova ad alzare il volume della radio in avanti, sempre per Caroli, cerca per un attimo l'idea di passarle in mezzo, non ci sono maglie amiche pronte a ricevere il passaggio, però ora Casari e attenzione Elia Guglielmi aggancia il 55 correggese, inflessibile il signor Vischio, warning per Andrea Zanini, prova a perorare la causa della sua squadra, il capitano bianco-verde, però Pippo, come mi ricordo dall'università, qualsiasi fatto doloso, colposo, che cagioni ad altrui un male giusto e notevole, obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno, eccolo qui il danno ed eccolo qui il risarcimento, un rigore per Correggio sulla pallina 55. È la responsabilità diretta ed oggettiva, in questo caso c'è tutta, e allora vediamo quali saranno le conseguenze del danno, se riuscirà a minimizzare, o pagherà Dazio. Sì, paga proprio Dazio, Diego Casari lascia partire un siluro, nulla ha potuto Carlo Sanson, rimette il muso in avanti, Correggio. Ha qualche bella gatta da pelare Montico questa sera, no, Pippo? L'avevamo detto, e è una, un po' un refren della partita, no? Correggio che sicuramente il polso della situazione è Montico rincorrere e adesso si affida Zanfi a questi quattro di movimento, Zanini, Pozzo, Guglielmi e Dalla Valle. Franco Giuliani sta rifiatando in panchina, per la verità Franco ha avuto il merito di rimettere sui binari corretti per Montecchio il match alla fine del primo tempo, un po' di imprecisione sulle conclusioni, di solito Franco lo vediamo con l'occhio della tigre, sempre pronto a scagliare in rete tutta la sua potenza, questo rigore insomma sbagliato, speriamo per lui che non abbia lasciato scorie, probabilmente no, perché subito si è rifatto con quel gol, però abbiamo visto l'importanza della precisione sui rigori, no? Certamente il rigore è un'arma da sfruttare per le squadre. Direi, Nicola, si ha proprio l'impressione che questa partita sia una maratona e che vada proprio affrontata come una corsa di lunghissima distanza, non è sicuramente uno sprint sui 100 metri, quindi sarà importante per Montecchio usare la testa, mantenere la calma, cercare di fare gioco, dall'altra parte cercare comunque anche di non subire le folate e le ripartenze di Correggio, quindi sicuramente un'impresa e un compito arduo quello degli uomini di coach Zanfi questa sera. 10 secondi per finalizzare l'azione d'attacco, non c'è bisogno perché riprende Menendez, c'è bastato veramente una scheggia nel bastone di Capitan Zanini per disorientare Casari, e ora Andrea Zanini da solo a tu per tu con Menendez, vedi in mezzo Nicola Pozzo, la pallina resta lì, è andata vicino tanto così Montecchio dal gol del pareggio. Per citare anche la nobile arte della box, probabilmente Montecchio deve lavorare un po' di più ai fianchi, Correggio, no Pippo? Eh sì, lavorare ai fianchi è una diciamo un compito cui è chiamata Montecchio questa sera, anche perché la difesa alta in senso proprio boxistico di Correggio non permette né ganci e né montanti né tantomeno diretti al volto. Eh sì, una signora difesa, insomma le abbiamo detto proprio in premessa di match, una squadra che prende oggettivamente meno gol abbondantemente della media delle squadre che partecipano a questo campionato di A2. Nel frattempo insomma do anche qualche spoiler sulle altre partite. Novara ha portato a 4 le lunghezze di vantaggio su Sandrigo, mentre Bassano è sul 4-2 contro Seregno. Allora poi ci sarà Breganze contro Modena, che però nel calendario della FISR è stata individuata il prossimo 27 marzo. Allora Franco Giuliani, vediamo se parte dal ciuppete la
la sveglia per Montecchio, che oggettivamente sembra anche abbastanza per ora frustrata da questi, e attenzione, da queste chiusure difensive. Però c'è un infortunio del portiere che si vede sfilare la pallina sotto le gambe. È stato bravo Nicola Pozzo a crederci, è stata brava Montecchio a crederci, ed ora la partita ritorna in parità, Montecchio 2 Correggio 2. Pippo, allora si ricomincia con il motivo della parità. Ancora una volta Montecchio brava a riacciuffare il risultato, e bellissima azione d'attacco per gli uomini di casa, e il guizzo di Nicola Pozzo che è stato bravo a correggere in gol l'iniziativa personale di Franco Giuliani. Sì, possiamo anche fare un parallelismo con quel gol famoso dell'andata, insomma la fortuna toglie, la fortuna dà. Quindi in questo caso la rete di Nicola Pozzo sicuramente frutto di una bella azione corale, però è stata fondamentalmente aiutata da qualche dio dell'hockey che ha visto la possibilità di premiare il ragazzotto con la maglia numero 9, che tra l'altro quest'anno è il suo quinto centro stagionale. Quindi insomma Nicola Pozzo parte spesso dalla panchina, ma anche qui ha dimostrato l'importanza della panchina. Giustamente fondamentale l'apporto della panca per Montecchio, e dobbiamo dire un po' la cooperativa del gol, no? Perché hai citato appunto lo score di Nicola Pozzo, abbiamo anche Michele Dalla Valle che ha realizzato 8 reti quest'anno, e allora Montecchio che riesce a andare a cercare la via del gol. Attenzione Franco Giuliani, bacia l'incrocio dei pali, mamma che garra Franco, non vuole essere da meno del suo connazionale numero 8 Menendez. L'abbiamo visto partire con il sangue negli occhi, ha lasciato lì, probabilmente a fine partita ci sarà bisogno di un po' di manutenzione qui nella pista del Palavaccari, perché ha proprio lasciato due scie con i suoi pattini che veramente hanno fatto fuoco. L'azione si è chiusa con quell'incrocio colpito, ma abbiamo sempre una signora partita, e abbiamo sempre con un no look questo signore qua che però non riesce a servire bene Elia Guglielmi, si riparte. Ora Montecchio vuole alzare i giri del motore, ha capito che se tiene la difesa di Correggio probabilmente impegnata trova sempre più spazio, e quindi i ritmi bassi da questo punto di vista vanno a favore di Correggio, i ritmi alti invece andare un po' con le ruote alte sia proprio una caratteristica e forse la volontà anche di Montecchio, no? Esatto, è chiaro, evidente che Montecchio vuole alzare i giri del motore. Il gol del 2-2 ha dato benzina, ha dato carburante, nuova linfa agli uomini di casa che stanno spingendo e vogliono trovare il gol del vantaggio. Allora Alessio Caroli, sempre in possesso della pallina, cerca un taglio di uno dei suoi, righi in avanti, controllato dal capitano, e attenzione un possibile 2 contro 2 parapista dappertutto, e ora Nicola Pozzo si allunga un po' troppo la pallina. Attenzione ora Franco Giuliani, sicuramente no, quando sembra quel personaggio dei telefilm o dei film dove c'è una rissa c'è sempre lui, quindi in questo caso qua c'era un ritmo altissimo e una concitazione veramente alta di questa fase della partita. Franco ha veramente odorato di nuovo la possibilità di far male a Correggio, era con una magia. Che numero della Valle, sì. Allora sicuramente, dice calma Zanini, ragioniamo e costruiamo. Sicuramente a Ivano Zanfi piace questo elemento, come si diceva una volta agli albori dei social media. Zanini, Pozzo, vediamo se il ciuffo del 9 si inventa qualcosa. Per la verità l'aveva fatto, ha provato con la volée di rovescio Michele Dalla Valle, non trova il punto, vediamo ora Menendez con una picco di Giada Paura, numero da circo di Mauro Menendez. Secondo me ha colpito più forte lui con l'alza e schiaccia questa pallina che la media di giocatori di A2. Guarda Nicola, mi sto ancora stropicciando gli occhi per la prodezza di Menendez, la velocità e la bomba che ha tirato con l'alza e schiaccia. Insomma chi di palo ferisce, insomma anche di palo perisce. In questo caso
dopo l'incrocio dei pali di Franco Giuliani, che vediamo di settarsi qui vicino a noi, anche Menendez con questo alza e schiaccia ha veramente colpito un palo clamoroso. Time out ora chiesto dalla panchina di Correggio, vediamo se coach Granel cercherà di riregistrare qualcosina, perché probabilmente a lui non piacerà che la squadra perda quell'equilibrio che ha contraddistinto la formazione bianco-blu nei primi 25, no? Sì, hai ragione, l'equilibrio è la parola d'ordine per Correggio, e dall'altra parte Zanfi stressa il concetto di finalizzazione e di accuratezza nel finalizzare per trovare la via del gol. I dettagli fanno la differenza, Nicola. Allora, Zanini per Dalla Valle, ancora combinano il 6 e il 44. Franco Giuliani all'indietro sempre per il capitano, Cuneo apice di questo triangolo che però non premia l'azione d'attacco di Montecchi. Ora vediamo se ci pensa da solo Franco Giuliani. Con il guantone Salines dice di no, sgasi in avanti il numero 36 Amatulli. Nicola Pozzo da solo contro tutti, passa all'indietro per Andrea Zanini, viene 70 al tiro, no, preferisci di nuovo ragionare per il ragazzo con la maglietta numero 9, Franco Giuliani, pallina accompagnata a cercare qualcuno lì in avanti, sempre Pozzo, sempre Zanini, sempre Montecchio, mancano 18 secondi alla fine dell'azione utile. Ma buona guardia la difesa di Correggio, questa sicuramente non è una notizia sensazionale, lo fa praticamente da tutta la partita, però ora vediamo se la formazione di Granel sarà magari forse più intraprendente in avanti. Così è, c'è sempre la rubrica del piccolo grande miracolo quotidiano di Carlo Sanson, che interrompe proprio con un tuffo plastico, sembrava Yashin visto che è proprio vestito di nero come lo storico portiere, unico pallone d'oro tra l'altro del calcio moderno, ad interrompere l'azione in attacco di Correggio. Franco Giuliani all'indietro per il capitano, in avanti sgasa Andrea Zanini, si porta dietro a Mattulli, circonnaviga i pali della difesa, ottimo taglio in mezzo, Michele Dalla Valle, si immola Menendez, sventa una minaccia, sempre 2-2 Pippo. E allora Nicola, potremmo dire Montecchio non si accontenta del premio della critica, vuole televoto, premio della giuria, vuole il bottino più grande, sostanzioso, e sì, più sostanzioso, e prova in tutti i modi a trovare il gol del vantaggio. Allora Dalla Valle per Zanini, adesso una partita sicuramente più divertente rispetto ai primi 25 minuti. Allora Michele Dalla Valle per il capitano, attenzione, ha agganciato Nicola Pozzo, ha qualcosa di dire alla panchina bianco-verde, volevano probabilmente qualche sanzione disciplinare a carico della formazione bianco-blu. E allora riparte Zanini, il classico gioco ad elastico del capitano, alza lo sguardo, passa più comodamente per Nicola Pozzo, si cambia fronte verso il soldato Giuliani, che però non ha una felice intuizione, e neanche felice è stato lo stop di Nicola Pozzo. Pallina sulla rete, ripartenza Correggio, quando abbiamo abbondantemente superato la seconda la metà di questo secondo tempo, siamo ancora 11 minuti e 50 secondi qui secondo quello che dice il cronometro, il tabellone al Pala Vaccari. Franco Giuliani per Andrea Zanini, chiama attenzione Salines, la ottiene da Menendez, in avanti per Amatulli, il ragazzo pugliese all'indietro per quello argentino, mette nel mirino Michele Dalla Valle, si riparte per perimetro largo con Alessio Caroli, sempre il 26 a guidare le operazioni in avanti, cerca un taglio dei suoi, 14 secondi ancora utili per Correggio di finire l'azione. Allora eccola lì la stecca di Salines, che dice ragazzi sbrigatevi, più lesto ad arrivare sulla pallina Franco Giuliani, in avanti per il capitano, vediamo se Andrea Zanini cerca di premiare con un taglio qualcuno dei suoi, ci aveva provato per la verità
Michele Dalla Valle, Franco Giuliani, mima il tiro per un attimo in mezzo, colpo di magia, un twinner di Nicola Pozzo, meglio di così non si poteva fare, no Pippo? Allora Pozzo 1 e Pozzo 2 e Montecchio vola in vantaggio. Abbiamo visto Montecchio più intraprendente nelle ultime fasi di gioco, più convinta dei propri mezzi e evidentemente il gol del ritrovato pareggio sul 2-2 ha dato sicuramente linfa e spunto per prendere in mano la partita. E finora Montecchio molto bene nel secondo tempo. Correggio sta un po' mostrando il fianco, però la partita 3-2 quindi è molto 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 aperta, però i padroni di casa hanno alzato il volume della radio. Bene, allora abbiamo sacrificato Pippo il time out chiesto da coach Granel per descrivere questo gesto atletico pazzesco di Nicola Pozzo, perché in effetti il ragazzo numero 9 ha di questi numeri, si conferma veramente in un ottimo stato di forma. Non vogliamo stressare il concetto che i gol della panchina sono importanti, perché a questo punto Nicola si sta veramente confermando come un marcatore veramente veramente di prospettive di livello. Ora nelle 10 convocazioni sono 6 i centri, alcuni dei quali particolarmente pesanti. Ora Montecchio in fiducia si ripassa per Andrea Zanini e sono curioso Pippo di vedere Correggio, perché è la prima volta che Correggio in questa partita va sotto, e voglio capire se Granel chiederà ai suoi chiaramente una maggiore intraprendenza in avanti, ma soprattutto come concilierà questo sbilanciamento in avanti con la fase difensiva. Lo scopriremo solo vivendo, come cantava il mitico Lucio Battisti. Certo, ora è un po' stravolto il piano tattico, il piano gara di Correggio, dovrà riversarsi in attacco come sta facendo in questo frangente per fare qualcosa di più e trovare il gol del 3-3. Allora Pedroni all'indietro per Amatulli, il pugliese all'indietro per Alessio Caroli, guarda il da farsi, viene controllato da un osso particolarmente duro che è Andrea Zanini. Allora Michele Dalla Valle si fa soffiare la pallina da Pedroni, riparte Caroli, attenzione sulla destra Amatulli, non riceve la pallina perché il 26 preferisce l'azione personale, il fatturato non è buono mettendosi in proprio. Ora Nicola Pozzo, due stecche correggesi, però c'è sempre quel bastone lì con il numero 6 e attenzione in questo caso carica da parte di Pedroni, chiede il signor Vischio di avvicinarsi, mette la mano in tasca, tira fuori un cartellino blu, finisce nella panchina dei cattivi il numero 97 dietro la lavagna. E ora Montecchio ha veramente un'occasione d'oro per portarsi a distanza, si fa per dire, di sicurezza contro Correggio, perché potrà sfruttare innanzitutto una punizione di prima. In secondo luogo, qualora questa punizione di prima non dovesse concretizzarsi, in un power play per due minuti in virtù appunto della espulsione temporanea del ragazzo in maglia numero 97. Potrebbe essere questo un punto di svolta dell'incontro, perché se Montecchio si porta sul 4-2, allora la partita evidentemente è nelle mani dei padroni di casa. Allora attenzione con il direttore di gara che chiede appunto a Nicolò Salines di rispettare quelle che sono le regole e le liturgie per affrontare una punizione di prima. Andrea Zanini, pallina che pesa abbastanza sulla sua stecca, perché può veramente fare decretare un turning point, come dicevi te, sulla gara. Muove la pallina Andrea Zanini, la muove poco, cerca subito la battuta a rete. Allora vediamo appunto ora Correggio come affronterà questo 4-3, perimetro per Montecchio, pallina girata molto velocemente per cercare di disorientare la difesa di Correggio, sempre con Guglielmi, Dalla Valle, Zanini in mezzo per Nicola Pozzo, fortunato anche il portiere Salines che ha smanacciato la sfera, è finita fuori. Fallo di squadra però numero 4 per gli ospiti, sempre Montecchio
che gira velocemente. Abbiamo probabilmente già visto il canovaccio tattico di questo power play per Montecchio, con la stecca di Zanini sempre pronta a far male a Salines, probabilmente il capitano, lo conosciamo bene, chi sta qua, il fatto di non aver concretizzato questa punizione di prima vuole a tutti i costi mettere la pallina in fondo al sacco, no? Dentro di sé sarà arrabbiatissimo, ma mette tutta questa rabbia e la scarica positivamente sul campo, sulla pista. Capitan Zanini, potremmo dire, Nicola, tutto campista, perché c'è dappertutto, l'abbiamo detto anche l'altra volta, e ora ancora Montecchio a provare il gol del 4-2. Questa è una fase comunque cruciale, perché è evidente che se Montecchio trovasse la via del gol, la partita sicuramente si metterebbe in discesa per gli amici di coach Zampi. Aggiorniamo anche le skills di Andrea Zanini, perché il capitano in bianco-verde è sempre fermo a quota 6 gol in 10 convocazioni, scende sensibilmente la sua percentuale di realizzazione nelle punizioni di prima, ora è a 2 su 5 tentativi, quindi un 40% circa di palline perfezionate in fondo alla rete. Menendez probabilmente corregge, avrà bisogno dell'esperienza sua per cercare di risalire la china in questa scomoda partita, perché forse Pippo l'aggettivo più adatto è proprio scomoda, un po' per tutte e due le formazioni. Partita sicuramente alla vigilia sapevamo che non sarebbe stata particolarmente vivace, soprattutto nella prima fazione di gioco, però adesso con un 4 contro 3 ancora per qualche secondo, Montecchio a questo punto devi usare qualcosa di più, no? E sta cercando in tutti i modi di perforare la difesa di Correggio, che è molto attenta anche qui. Una pallina non controllata bene da Ilia Guglielmi, prova Zanini, il tiro alto, rientra Righi, rientrano in quattro quelli di Correggio, quindi è stata inibita nel miglior modo possibile questa superiorità numerica da parte di Correggio. Pallina che ora finisce di nuovo nella disponibilità di Montecchio. Zanini, pallina alta per Elia Guglielmi, reo prima di non aver fatto uno stop particolarmente semplice per poter dopo battere la rete. Ora riparte Amatulli, fa fuori Michele Dalla Valle, all'indietro per Righi, il ragazzotto in numero 13 fa tutto quanto il fronte offensivo, preferisce ripiegare per il ragazzo cresciuto nel Giovinazzo, brutto cliente davanti Andrea Zanini. Menendez per Casari, prende la rincorsa al 55, un siluro terrificante che però finisce fuori oltre la balaustra. Pallina Montechiese. Allora Nicola, Correggio un po' rinfrancata dall'essere uscita indenne dal power play, si è affacciata di nuovo in attacco per cercare il gol del pareggio. Allora Correggio in avanti, Menendez in avanti, vienimi incontro, diceva Mauro al suo compagno Amatulli, lascia partire un tiro Capitan Casari, e ora per all'indietro Zanini, prova in qualche modo gioco da terra, attenzione di Righi, inevitabile il tiro di rigore, altra sliding doors per Montecchio. Punto di domanda, Pippo, mentre è stato chiamato il time out per Correggio, io Pippo veramente ti chiedo di tenere a mente questa domanda, perché vorrei capire Coccio Granel cosa vuole dire i suoi. Allora, riguadagniamo il centro del nostro personale ring, Pippo, come da copione
mancano 5 minuti e 56. Coach Zampi è stato veramente categorico. Giochiamo con il cronometro, facciamo passare il tempo, se c'è il contropiede lo sfruttiamo. E ora attenzione, Franco Giuliani ancora si fa ipnotizzare da Nicolò Salines. Ghiottissima azione di Montecchio per mettere un punto esclamativo sulla partita. Ci sarà ancora da soffrire, Pippo. Cosa ha detto coach Granel? Granel ha detto: ragazzi, dobbiamo osare, è finito il tempo di prendersi il caffè. No, ragazzi, dobbiamo assolutamente spingere sull'acceleratore, costi quello che costi, bisogna pressare e quindi magari prestare il fianco alle ripartenze di Montecchio, ma qui dobbiamo accorciare sicuramente i tempi e cercare il tutto per tutto per trovare il gol. Nel frattempo tuffo sincronizzato tra Menendez e Pozzo, punizione battuta in maniera un po' troppo frettolosa da parte di Correggio. C'è un cambio di possesso ora che vede la squadra in bianco-verde di coach Zanfi di prendersi la pallina, e ora tutti quanti attoniti per quelli di Montecchio per questo fischio, che vede il fallo numero 8 di squadra. Pippo, attenzione, questa può essere una chiave di lettura. Correggio abbondantemente sotto il livello di guardia con 4 infrazioni di squadra. Montecchio pian pianino si sta avvicinando alla luce rossa, no? Deve stare attenta anche alla fase disciplinare dell'incontro, e Giuliani deve essere anche bravo, se andiamo a fare un focus sul numero 5 di casa, a resettare il doppio errore dal dischetto e dare il suo apporto a tutto campo per i propri compagni. Proprio volevo chiedertelo, anatomia di un errore, perché in effetti Franco oggi ha avuto sì il merito di, appunto, di raddrizzare subito, o meglio per Montecchio alla fine di questo del primo tempo, è la partita, però dall'altra parte sulla colonna di minus quella di aver buttato le ortiche, un rigore e una punizione di prima, no? Però ormai lo conosciamo, è così, giusto? Lui è assolutamente in grado di resettare. Attenzione, dalla valle pericolosa. Dalla valle, scusami Pippo, ti ho interrotto perché Michele Dalla Valle aveva fatto tutto benissimo, poi c'è stato un parapiglia in area. Ringrazio sempre Davide Meneghello per gli highlights che ci regala, chiaramente. Ingaggio comandato dal signor Vischio, pallina che resta lì a metà pista. Ora la partita si infuoca, mancano 220 secondi al termine delle ostilità. Carlo Sansò proprio guarda con il suo caschetto la pallina che gli sfila sopra. Possesso montechese, attenzione, dice il signor Vischio, c'è bisogno di sistemare probabilmente i paramenti per Nicolò Salines, si sta asciugando il sudore e penso che qualche goccia di sudore se la sia vista passare davanti agli occhi il portiere numero 12 di Correggio, ma penso che anche il suo collega di reparto dall'altra parte abbia avuto il suo bel da fare oggi, no? Sì, e pensiamo una cosa, Nicola, Montecchio deve stare attento adesso a difendere il risultato e ha delle recriminazioni, perché in più di un'occasione avrebbe potuto ottenere il 4-2, e allora partita ancora apertissima e vivissima. Allora il cronometro scorre, Montecchio resta in avanti a comandare l'operazione di gioco. Coach Danzi è stato categorico, ha detto: ragazzi, cerchiamo di giocare il cronometro. Sperava magari in un gap superiore per Correggio. Ora la pallina, sempre il tiro del capitano, si dispera oggi, ha detto, insomma, non me ne va dritta una. La pallina si spegne dietro la rete di contenimento, e sempre a tinte bianco-verdi Michele Dalla Valle, ottimo gioco che serve a liberare sempre il capitano montechiese, che da solo colpisce il palo. Qua ci si mette anche la sfortuna a dire di no ad Andrea, che scuote la testa quasi con rassegnazione.
Attenzione a questi episodi, episodi cruciali non sfruttati per Montecchio, che cerca con convinzione il gol della sicurezza, il gol della tranquillità, non sta arrivando, e allora la partita è avvincente e apertissima. Allora i 5 secondi inesorabili sono passati, fallo di campo, pallina di Montecchio, dalla Valle per Zanini. Zanini non mi risulta, Pippo, come dico sempre, non c'è la possibilità di fare una statistica, il gioco è troppo veloce, però mi sembra abbia abbandonato la pista forse per 42 secondi oggi. Assolutamente uomo imprescindibile per coach Zanfi. Allora attenzione con Franco Giuliani. Allora questa bisogna tradurla: Franco si è messo vicino alla balaustra su una rimessa in fase difensiva di Montecchio, perché proprio la fotocopia, il clone di questa azione è stata appunto per quelli in bianco verde fatale all'andata, no? Allora Nicola, ho io un quesito per te: quanto potrebbe essere nella testa dei giocatori di Montecchio l'epilogo della partita di andata, quando Montecchio era sul 4-3, ora è sul 3-2, e la paura un po' di veder ripetersi quella beffa? Allora, sicuramente è tanta, poi sai, ogni partita fa storia a sé. Vediamo se Capitan Zanini ora cercherà di suonare la carica per i suoi. Fallo di squadra numero 7 per Correggio in un amen. Anche la formazione reggiana è salita a livello di computo disciplinare, sicuramente l'abbiamo visto proprio chiaramente in questa azione. Franco Giuliani, che è stato uno dei due giocatori che all'andata avevano fatto questa rimessa, possiamo dire un po' sciagurata, che ha permesso dopo Menendez da centropista di battere veramente Carlo Sanson, si è messo sulla balaustra, ha proprio chiamato attenzione ai due che erano sulla pallina per cercare di evitare danni. Insomma, una volta me la fai, la seconda anche no. Mauro Menendez colpisce, attenzione, due contro uno, tiro con Nicola Pozzo, non sfrutta l'ennesima azione. Allora Pippo, 69 secondi sul cronometro alla fine di questa partita, il pubblico di Montecchio si rianima. Pippo, dobbiamo seguire questa partita con il cuore in gola. Montecchio vicinissima, attenzione, va fuori il portiere, e ora in power play quelli di Correggio, sono 5 giocatori di movimento contro 4. Questa scena Correggio L'abbiamo già vista settimana scorsa. Sì. Vediamo ora se Correggio veramente getterà il cuore oltre l'ostacolo, però attenzione con la pallina fuori misura. Dicevo, Montecchio era andata vicinissima al Pozzo Ter, ma qui si gioca ed è tutto apertissimo. Allora ci sarà bisogno, vediamo se di un ballottaggio o di lasciare il tabellone così com'è. 19 secondi, veramente abbiamo il cuore in gola, la pallina prende in pieno Nicola Pozzo, e ora sempre Montecchio in avanti, un cost to cost di Capitan Zanini, pallina veramente che non viene concretizzata, 9-7 secondi alla fine, e ora rimessa per Montecchio, sbroglia la matassa Nicola Pozzo, 5 secondi sul cronometro, più abbiamo visto tutta la vita di un uomo in veramente 7 secondi. E battito accelerato davvero, perché Montecchio sta ecco, con il cuore in gola, sta aspettando che finisca l'incontro, ma questi 5 secondi possono ancora dire finale qualcosa. Trilling, 5 secondi, attenzione, e ora veramente il punto esclamativo su questa partita viene messo dalla sirena qui al Pala Vaccari, e il proprio destino per Montecchio e Correggio arrivare alla fine, agli ultimi secondi. Questa volta la fortuna, la bravura, il carattere, mettiamo pure tutte le virtù teologali che possono esserci state insegnate al liceo, Pippo, però porta a casa questa vittoria, Pippo. Porta a casa meritatamente
la vittoria a Montecchio. Perché? Perché nel secondo tempo è stata più intraprendente di Correggio, ha cercato con maggiore convinzione la via del gol e allora Montecchio si riscatta rispetto a quel passo falso della gara di esordio a Correggio, ottiene una vittoria molto importante perché raggiunge proprio Correggio a quota 14 e io direi, Nicola, prova di maturità per Montecchio, aveva due importantissime partite in casa e ha saputo fare bottino pieno, 6 punti. Eh sì, la classifica chiaramente ora recita un Novara che sta appunto vincendo contro San Diego agevolmente, che sarà a fine partita presumibilmente a quota 22 e con balzo con Scandiano che scende di una posizione come nella super classifica dei dischi di un tempo. Ottimo risultato di Tiene oggi pomeriggio appunto contro lo Scandiano, come avevo detto prima, in casa appunto della ex capolista, 18 punti e poi operazione aggancio, missione compiuta per Montecchio che si porta sui 14 punti. E Montecchio, Pippo, che lo abbiamo visto partire da una Coppa Italia abulica, da alta volatilità durante questa prima fase di campionato, appunto nel girone d'andata in cui ha alternato prestazioni convincenti a batoste clamorose. Ricordiamo appunto la sliding doors di quel 10-1 contro il Roller. Adesso sembra abbia anche ancora acquisito più solidità, sempre però con quella piccola vena di follia che contraddistingue i finali di queste partite, no? Sì, un altro finale thrilling qui al Palavaccari. L'applauso intanto dei supporter di casa ai propri beniamini. Direi una Coppa Italia che è servita quasi come rodaggio per gli uomini di coach Zanfi e ora sicuramente Montecchio gioca con più convinzione, più cattiveria, più determinazione e la classifica sta effettivamente diventando molto ma molto interessante e promettente per Montecchiesi. Allora io direi a questo punto di interrompere la diretta per salutare appunto Davide Meneghello e Carlo Dalla Valle qui in cabina di regia. Pippo, grazie mille. Grazie a te, Nicola. In extremis, MVP dell'incontro? Questa è una bella domanda. Io dico Nicola Pozzo perché è quello che ha dato proprio la scossa finale per portare la vittoria a casa di Montecchio. Confermo, accendo e saluto. Bene, grazie Pippo. Arrivederci alle prossime partite qui in casa al Palavaccari. Un ringraziamento da Nicola Maragnini. La più cordiale buona serata a tutti. Ciao a tutti, grazie.